gli somiglio. Nella voce e nel naso un po'. Non è vero. E poi comunque mia madre dice che voi siete dei parvenuti. Che cosa vuol dire? Ah, non lo so neppure io, però non è che mi sono un granché. Poi comunque non mi sarei mai messa con uno che ha una grande croce cardinale. Cosa c'ho io? È una cosa terribile che porta la mega sfiga nera. Te l'ha vista tuo zio nel quadro astrale il giorno che sei nato. Ciao. Hai detto organizziamoci, sono pronta a organizzarmi. Lo so, ci dobbiamo organizzare, solo che ho dei pazienti che mi aspettano, ci vediamo a pausa. Vabbè, mi fai aspettare un attimo, è una cosa importante. Perché? Perché io senza questa ASL la mia vita non riesco neanche a immaginarla. Oh, io che pensavo che avessi altri progetti per il futuro, mi sbaglio forse? Perché dici così, no? Mi sbaglio o no? Sembra che è colpa mia. No, sembra invece che tu stia cercando di convincermi di quanto è importante questa ASL per me, ti rendi conto? Sì, che forse ti sei dimenticato che cos'è per me questo posto. Te l'ho sempre detto, venivo qui, vedevo mio padre e dicevo, ah, che bello, voglio fare il medico. Ma che belle parole che sono, queste sono proprio belle parole. Però prendi e scappi, eh? Brava, brava.